amiche, qua c'è un caso, c'è un caso importante perché. La diatriba. No, ma anche a me, allora attenzione, anche a me sta sulle balle di avere. Cioè, lo dico tranquillamente, fare il femminile c'è la rubrica, di una. C'è la rubrica. Vai. Prego. Anche a me sta sulle balle, tre puntini. Sì. Di e con Stefano Molinari. Eccomi, buongiorno. Oh. Ho portato anche le mie balle, guarda. Allora. Beh, certo, mettile sul tavolo. Certo. Attenzione, perché va benissimo, magari lo diciamo dopo. Vai, ecco. Allora, con noi l'assessore al commercio di Roma Capitale, Adriano Meloni. Buongiorno. Certo. Che per fortuna è maschio e quindi possiamo stare su assessore. O preferisce che la chiamiamo assessora? Non no, credo. Vabbè, no, certo, dai, credo proprio di no. No, allora, vabbè. Buongiorno. No, che poi fosse. No, in realtà succede anche con i ministri donna, perché. Abbiamo intervistato il ministro Fedeli. Sì. E lei ha proprio detto: no, ministro, ministra, perché sennò non continuava l'intervista. Perfetto. Che dobbiamo fare? Però laurea magari sarebbe meglio, no? Laureo. Una laurea di quel caso maschile sarebbe. Non c'è. Non c'è. Quella vabbè. Proprio non c'era. Assessore, buongiorno. Buongiorno, scusi, assessore. Scusi le faccenze. Scusi se divaghiamo. Ecco, molto bene. No, divertente. Senta, assessore, ma una scena tipo questa: tipo, io vado al bancone dal signor Molinari e il suo esercizio commerciale, mi fai una birra, me la fai in plastica che me la porto fuori. È vero che non si potrà mai più dire? Cronaca, proprio in due parole. Per quale motivo? Perché ho letto che c'è insomma l'ordinanza sulle le restrizioni complete sulla somministrazione dell'alcol in strada, ma su tutta Roma, tra l'altro, non solo al centro. No, allora, ci sono dei malintesi su questa vicenda. Noi come ogni anno, quando si avvicina l'estate e ci cominciamo un po' a usare locali, giustamente come avete citato, si possono creare problemi, quindi noi emaniamo l'ordinanza cosiddetta anti-alcol, no? Quindi dal 22 per esempio non è consentito consumare in strada bevande alcoliche in contenitori di vetro, quindi plastica sì, per dire, no? Quindi questo è importante, è delimitata in certi ambiti. Ora stiamo raccogliendo i pareri dei vari municipi e del comandante della polizia locale, laddove ci sono aree di criticità, e manderemo l'ordinanza con le vie che sono interessate, quindi non è un divieto assoluto su tutta la città. Ho letto perché che avrebbe coinvolto tutti i municipi, quindi non sarà in realtà così. Peccato, mi sento di dire. Dipende da quale punto di vista uno lo guarda. Dagli esercenti ovviamente sarebbe un disastro. Si può consumare dentro il locale, non si può portare fuori, cioè non si può andare in giro con la birra in mano, ecco, non so come dire. Sì, no, questo è una cosa, diciamo, in effetti soprattutto il problema è legato ai contenitori in vetro che poi uno rilascia magari nelle piazze, nei parchi, così, e diventa un problema, diciamo, anche di sicurezza. Per quanto riguarda il coinvolgimento di tutti i municipi, noi abbiamo interrogato tutti i municipi per capire quali sono le aree nei loro municipi che sono particolarmente interessate dal fenomeno della movida, però ognuno di loro ci ha segnalato delle zone che poi noi metteremo nell'ordinanza, delle vie in sostanza, che saranno dove ci saranno queste restrizioni. Perfetto, allora, questo è un argomento secondario. No, però penso, abbiamo, mica tanto, siamo tolto. No, vabbè, comunque, certo. Vogliamo commentare la sentenza di sospensione dell'ordinanza che aveva impedito appunto che Centurioni e Richaud potessero stare intorno al Colosseo, tanto per essere chiari. Insomma, è intervenuto il TAR del Lazio. Che ne pensa lei? Che cosa ne pensa l'amministrazione? Ma io sono molto deluso da questo, perché è un fenomeno veramente sgradevole avere questi centurioni che importunano la gente per strada, in giro per le zone di maggior afflusso turistico. È una cosa che noi abbiamo sempre cercato di vietare. Sicuramente ora entrerà nel nuovo regolamento della polizia locale, quindi saranno vietati, però intanto il TAR ci ha bocciato, anzi ha dato la sospensiva. Sì, è sospensiva, poi a dicembre entrerà nel merito. Di solito però quando succede così poi però intanto comunque tornano i centurioni. Ecco, voi come vi state attrezzando? Potrebbero tornare, in effetti. Noi ora a questo punto, appena ho saputo
nella sospensiva, è stato mandato agli uffici, che poi tra l'altro per quanto riguarda i centurioni è competenza della polizia locale, e per quanto riguarda i rickshaw è competenza del assessorato alla mobilità. Però ci interessa a tutti quanti noi, e quindi mi sono interessato, e dobbiamo in qualche modo accelerare sul nuovo regolamento della polizia locale, che è quasi pronto, era già pronto, poi è subentrato il decreto Minniti e hanno dovuto cominciare a fare qualche modifica in base a quello. È quasi pronto, però deve seguire il suo iter in consiglio comunale e così via. Quindi nel frattempo dovremmo emanare un'altra ordinanza, certo. Sì, leggermente diversa per evitarli, perché è un fenomeno veramente squallido e assurdo. Senta, ma più in generale, però, perché questa cosa qua del TAR del Lazio che interviene continuamente a bloccare delle decisioni che sono politiche, no? Che sono politiche e legittimamente, no? Rappresentative di un programma, e comunque sono l'espressione della volontà di chi ha eletto una determinata amministrazione. Ieri, tanto per dire, l'abbiamo detto noi, ma per esempio era il titolo anche del TG La 7, perché dice: ma il TAR del Lazio arriva sempre a bloccare tutto. Ecco, c'è un problema da questo punto di vista, secondo lei? Beh, diciamo, alcuni dicono che la TAR, invece di fare il suo lavoro di giuridico, cerca di legiferare, perché a volte fa dei suggerimenti che sono forse fuori dal loro ambito. In questo caso hanno messo il dito sul fatto che un'ordinanza non deve essere una cosa permanente, deve essere una cosa un po' circoscritta. Quindi, ma lo è, un'ordinanza in realtà lo è, sì. Insomma, non è permanente. Esatto, per definizione. Esattamente, quindi in questo caso hanno detto che un'ordinanza che si ripete più volte non deve essere più usato lo strumento dell'ordinanza, ma deve entrare in un regolamento. Questo è un po', quindi non mi sento di criticare. E quindi come si può ovviare? Si deve fare la stiamo mettendo nel regolamento della polizia locale, laddove dovrebbe essere, solo che il decreto Minniti ci ha un po' ritardato questo iter, per cui ci sarà questa finestra scoperta tra la sospensiva, che in pratica questi cari signori potranno tornare a operare già da oggi, in teoria, speriamo di no, però potrebbero, e quando entrerà in vigore poi il regolamento. In questa finestra, diciamo, questo arco temporale. Tra l'altro il decreto Minniti conferisce più poteri ai sindaci, no? Quindi dovrebbe essere più facile da questo punto di vista. Assolutamente sì, sì. Infatti ci dà dei strumenti in più per la famosa DASPO, per allontanare certi soggetti. Qui si tratta di un altro fenomeno, che è quello che questi centurioni che chiedono soldi a delle persone in maniera più o meno aggressiva sono considerati artisti di strada, definizione che io non condivido onestamente, perché francamente gli artisti hanno ben poco. Però no, perché altrimenti in campagna elettorale la prossima volta i candidati sindaco potrebbero fare, invece che col giornalista l'intervista, farsi intervistare dal TAR, che gli vaglia direttamente i programmi, dice: questo lo puoi fare, quest'altro non lo puoi fare. Si fa prima, no? Esatto. È inutile fare promesse elettorali se poi dopo arriva il TAR e smantella tutto. Insomma, smantellare un programma non è il massimo. No, ma non è un programma, è un'ordinanza che poi può servire. Beh, no, certo, infatti, però possono essere tanti gli interventi del TAR a modificare quello che è una volontà. Sì, ma l'ha detto l'assessore, dice qua chiaramente c'è talvolta l'intervento della giustizia amministrativa a fini quasi politici, cioè indirizzare le scelte politiche. Cioè, sembrava un passo in avanti quello di aver allontanato i centurioni, insomma, vederseli ricomparire non credo sia un bene per Roma. No, credo proprio, infatti ora in questa finestra temporale veniamo di emanare un'altra ordinanza motivandola leggermente diversamente diciamo contrastare questa sospensiva. Allora, le posso chiedere una cosa, perché certo. riguarda poi il commercio, riguarda ancora l'alcol, no? Allora, a me è successo recentemente di andare non avevo cenato, no? Quindi era tutto regolare, non me volevo ubriacare, sballare con una bottiglia di vino, era semplicemente che volevo, a casa c'avevo la lasagna, mi ero preso un vino giusto per la lasagna. Sono arrivato alla cassa, erano tipo le 10:15, 10:20, e la persona alla cassa mi ha detto: no, mi dispiace, lo deve lasciare perché non si può vendere alcol dopo le 10. Ho detto: ma io devo andare a cena, mi dispiace, non possiamo farlo.
praticamente sono andato dall'altro lato della strada, c'era il mini market gestito da uno del Bangladesh e mi sono comprato una bottiglia dello stesso vino che era in vendita e lui la vendeva. Allora, com'è possibile questa cosa? Cioè, perché nei supermercati che rispettano diciamo questo regolamento non si vende, ma nei negozi, per esempio, cioè nei tantissimi mini market che ci sono in Italia, invece puoi acquistare alcol in qualsiasi ora del giorno e della notte? Peraltro stanno arrivando anche messaggi su questa cosa. Com'è possibile questa cosa? Beh, non dovrebbe essere possibile, questo è un problema proprio di controlli, perché dalle 22 non è prevista la vendita al trasporto, quindi né dai supermercati né dai mini market, quindi i mini market devono comportarsi secondo le regole anche loro, quindi andrebbero multati, c'è una multa prevista per gli esercenti che contravvengono all'ordinanza, andrebbero segnalati. Ovviamente lei non l'avrà segnalata perché lei è venuto comodo, però No, ma perché veramente c'era la lasagna che chiedeva l'Ambrusco, veramente, sul serio, non proprio là, me la immaginavo triste, insomma. Sarebbe stato un peccato. Però purtroppo il minimarket non ha rispettato la legge, quindi sarebbe da sanzionarlo in questo caso qui, perché dalle 22 alle 7, 22 di notte fino alla mattina, quindi dice, lo fanno ma non lo dovrebbero fare, ed è carenza di controlli, insomma. Chi li dovrebbe fare questi controlli? I controlli sono fatti dalla polizia locale, okay. Quindi andrebbero. Però forse sono troppi i minimarket e pochi vigili urbani. Anche su questo stiamo intervenendo, perché stiamo per passare un regolamento che limita le aperture dei mini market, però questo è un altro paio di maniche. Sì, sono i controlli andrebbero forse aumentati. Ora stanno arrivando 300 nuovi uomini alla polizia locale, speriamo che si possano allocare di più al controllo del commercio, cosa che io chiedo con molta forza. E non solo per il mini market, ma anche per i fenomeni di abusivismo commerciale, gli ambulanti abusivi e così via, che tanto disturbano un po' il decoro urbano. Assessore Meloni, grazie mille, buon lavoro, arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci.